Kim Kardashian, party hard con Paris Hilton. Le BFF ritornano? Kim Kardashian ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Paris Hilton, ma le due non avevano litigato anni fa? Kim e Paris alcuni anni fa. Per salutare l'arrivo del lunedì, Kim Kardashian ha pubblicato su Instagram una foto di diversi anni fa che la ritrae insieme alla sua migliore amica di un tempo, la biondissima ereditiera Paris Hilton. Non ci sarebbe nulla di male in questo bel ricordo condiviso tramite social, se non fosse per un piccolo particolare: le due donne non si parlano da diversi anni e del rapporto di un tempo non c'è ormai più traccia. E proprio perché è lunedì ho bisogno di iniziare la settimana con un po' di ritmo, ha scritto la socialite a corredo dello scatto in cui lei, Paris e Kourtney si dimenano a ritmo di musica. Già da qualche mese Kim Kardashian ha iniziato a tirare fuori dal cassetto le sue vecchie foto con Paris Hilton e a taggarla nei vari post. Che sia un tentativo di riconciliazione con l'ex amica. Sono stati in molti a pensarlo, ma se c'è stato un riavvicinamento è stato solo via social. Per adesso, infatti, non si sono ancora visti dal vivo e chissà quanto tempo ci vorrà affinché avvenga. La diatriba tra Paris e Kim. Paris Hilton e Kim Kardashian un tempo erano amiche per la pelle, era impossibile non vederle insieme, dato che le due ragazze passavano appiccicate ogni singolo minuto della giornata. La regina dei reality era addirittura la sua assistente personale nello shopping, oltre a quello di Paris, Kim aveva in gestione anche altri armadi delle star. Chi avrebbe mai detto che la donna oggi più influente del mondo un tempo era l'ombra dei VIP di Hollywood? A un certo punto però la situazione si è ribaltata ed è successo l'impensabile: Kim Kardashian ha surclassato Paris Hilton, diventando addirittura più famosa di lei. Una cosa che non è mai stata accettata dalla bionda tutto pepe, che ha accusato Kim di averla usata solo per diventare popolare. La moglie di Kanye West ha sempre rifiutato le sue critiche, ma con gli anni la storia si è aggravata e le due non si sono più viste, nemmeno per caso. Con il passare del tempo sembra però che la situazione stia migliorando e forse nel giro di qualche mese rivedremo Kim Kardashian e Paris Hilton camminare ancora una volta a braccetto per le vie della città. Una parola di troppo. La goccia galeotta che ha fatto scoppiare la bufera tra Paris Hilton e Kim Kardashian, è stata una frase dell'imprenditrice Edi Lunga in cui parlava male del lato B dell'amica. Durante un'intervista radiofonica, Paris ha candidamente detto: "Non vorrei mai il sedere di Kim. È grasso. Mi ricorda della ricotta dentro un grande sacco della spazzatura". Parole non proprio carine, dette nel periodo in cui le due ex amiche iniziavano ad allontanarsi. Forse adesso, complice l'avanzare degli anni e una nuova saggezza, hanno deciso di deporre l'ascia di guerra e tornare a parlarsi. Anche se per ora solo su social.